Benvenuti a tutti, il presidente Barone dovrebbe avvicinarsi, eccolo qua, sindaco Siriani che saluterà a nome della città tutti, Luigi Aristodemo che è il consigliere con la delega allo sport. Noi vi diamo a tutti il benvenuto, do subito la parola al sindaco, poi all'amico Barone per il saluto d'onda d'urto, poi vi daremo qualche informazione tecnica sul percorso, e poi aspettiamo Don Roberto Tomaino, che è il parroco di Soveria Mannelli, che ci farà una velocissima benedizione e potremo tutti partire. Grazie a tutti. Sindaco. Grazie Florindo, doppiamente grazie. Grazie per essere con Onda Adulto questa mattina qui a Soveria Mannelli, e grazie al Mountain Bike Club per questa attività straordinaria che è un pezzo di sport che parte da Soveria Mannelli. Io sono molto felice di avere tanta gente su questa piazza intitolata al colonnello Bonini, che presenta alla sinistra il palazzo più antico della città, il Palazzo Marasco, e sulla destra il monumento di Plessi, che è una videoinstallazione, una delle più grandi d'Europa. Io ringrazio ciascuno di voi per aver scelto questo luogo, che è un luogo di storia e un luogo soprattutto di sport. L'amministrazione comunale ha fatto dello sport un punto di forza. Infatti qui a Soveria, denominata città dello sport nel programma di questa amministrazione, esiste già una piscina scoperta per il momento, esiste un campo sportivo, esistono dei campi da tennis coperti, esistono campi da calcetto a 5, insomma lo sport è considerata una materia importante per promuovere lo sviluppo di questa città. Io non vi tedio oltre, Soveria Mannelli è anche un borgo storico, insignita del nome di città nel 2008 dal Presidente della Repubblica, ci freggiamo di questo titolo nelle occasioni importanti, ma è un borgo anche storico, dicevo, perché in questi luoghi ha avuto l'epilogo la spedizione dei Mille di Giuseppe Garibaldi, che qui proprio a Soveria Mannelli fece arrendere l'esercito borbonico alla testa del generale Ghio. Noi siamo orgogliosi di amministrare questa città, siamo orgogliosi di avervi tutti quanti qui stamattina, speriamo che possiate trovare un divertimento straordinario, penso di sì, la campagna, l'ambiente, il panorama qui in questo mese, soprattutto nel mese di maggio, sono straordinari. Io spero che possiate godere appieno della ricchezza dei nostri paesaggi, e lascio la parola al presidente di Onda d'Urto. E prima di lasciare la parola vorrei dire che vi pregio di donare la bandiera del comune a Onda d'Urto e la bandiera del nostro comune, che resterà come ricordo di questa giornata. Prego presidente. Buongiorno a tutti, io non posso che ricambiare i saluti e i ringraziamenti, ovviamente non è un mero rito, ma al sindaco della città di Soveria Mannelli, dico bene? È città di Soveria Mannelli. Questa tappa possiamo dire che è stata fortemente voluta dal gruppo che l'ha organizzata, e quindi innanzitutto il ringraziamento va al sindaco e all'amministrazione, perché ha accolto, diciamo, la nostra proposta e ha prestato la collaborazione con la dovuta accoglienza, e quindi ci ritroviamo qui a distanza di un anno in veste ufficiale a vivere una giornata insieme, in compagnia. Onda d'Urto, come quasi tutti voi sapranno, e gira in lungo e in largo per la Calabria per conoscere i posti più belli che questa terra offre. Beh, io che dire, e poi ovviamente l'attenzione va al gruppo organizzatore, che ha curato ogni dettaglio per far sì che questa manifestazione veramente si presenti in maniera di qualità, diciamo. E quindi che dire. Poi l'attenzione va ovviamente a tutte le forze che oggi presteranno la loro opera per far sì che si svolga in maniera regolare in ogni senso. Quindi che dire, ringrazio a nome di tutti, grazie ancora per ogni cosa, speriamo bene, poi magari ci risentiamo più tardi. La parola va al professore Bettini.
Grazie Maurizio, lo ringraziamo perché ha voluto fortemente che questa tappa si facesse a Soveria e noi di questo ovviamente gli siamo grati. Prima di partire c'è con noi Don Roberto Tomain, che è il nostro parroco che guida la nostra comunità anche dal punto di vista spirituale, e quindi l'ho pregato di volerci fare un saluto e soprattutto darci la sua benedizione. Dopodiché saremo pronti per partire, grazie. Buongiorno a tutti, un cordiale davvero saluto, grazie di questa bellissima presenza che rende quasi un prato questa nostra piazza, con questi colori e con questa voglia di vivere che si vede nei volti di chi partecipa a questa manifestazione sportiva così bella che ci onora. E pensando di incontrare una folla così grande di ciclisti, il pensiero mi va subito spontaneo a Gino Bartali, no? Che oltre che essere un grande del ciclismo era anche un profondo cristiano, tant'è vero che è iniziato il suo processo di beatificazione. I principi della sua vita sono stati, lo ha scritto così nel suo testamento: Dio, gli amici e la famiglia, questi sono stati i cardini della mia vita. E quando vinse il famoso Tour de France nel 1938, volle salutare la vittoria con un semplice segno di croce. Così salutò la vittoria del famoso Tour de France del 1938. Ed è forse con questo stesso spirito e questo stesso segno di croce che fece Gino Bartali a Parigi, vogliamo dare inizio alla nostra corsa, alla nostra manifestazione. Ringrazio di cuore e per la presenza il presidente regionale di Onde d'Urto, Florindo, che ringraziamo per la sua passione, ed è bello questa corsa che poi è anche una corsa di idee che si dà appuntamento qua a Soveria Mannelli. E allora di cuore vi imparto la benedizione perché sia una giornata proficua, bella e di scoperta del nostro bel territorio. E vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Una buona giornata e una buona domenica. Grazie.
che mi fa sentire libero sulle strade del mondo. Fa, oh Signore, che la fatica del pregare non sia solo l'azione, ma più motivo di ringraziamento per le bellezze della natura che hai espresso. Aiutami, Signore, a trovare il comportamento e il valore adatte per chi incontro stanco e sfiduciato, come trovo il buon rapporto sulle dure salite e affronto con coraggio anche se ho forza limitata. Spero, Signore, che ti mi aiuti di avere una forza per meritare il tuo giusto premio. Affido questa speranza alla Madre Santa che ti benedica sempre con tutti i miei cari. Amen. Benissimo.